Gentili telespettatori, benvenuti a questa edizione del telegiornale che apriamo parlando dei risvolti riguardanti la sentenza del CGA in merito al servizio di raccolta rifiuti. Sentiamo quali sono le ultime novità in questo servizio. La sentenza del CGA sul servizio di raccolta rifiuti ha generato allarme tra i netturbini. Potremmo assistere anche a reazioni difficili da controllare, scrivono in una nota i sindacati. Per questo è stato chiesto un incontro al sindaco Garozzo e all'assessore all'ambiente Pierpaolo Coppa, in modo da capire quali decisioni intendano assumere. Fino al 6 giugno si andrà avanti con l'IGM, poi non si sa. È un fatto di una gravità inaudita, non si possono mettere a rischio centinaia di posti di lavoro, dicono ancora i sindacati in merito a quanto deciso dal CGA. Pressing a tutto campo dunque su Palazzo Vermexio, che si è ritrovato improvvisamente in una situazione delicata. La preoccupazione dei lavoratori è che un'eventuale gestione diretta del servizio possa assicurare lavoro solo per alcuni degli attuali dipendenti IGM, mentre per tutti gli altri si profilerebbe il rischio di rimanere senza occupazione. CGL, CISL e UIL hanno tenuto ieri un sit-in di protesta allo svincolo autostradale di Rosolini. Chiedono l'immediata ripartenza dei lavori del tratto che conduce fino a Modica. Il cantiere per la costruzione dell'autostrada Siracusa-Gela è l'emblema di un'Italia che prova a farcela ma non ci riesce. Lo hanno ribadito CGL, CISL e UIL di Siracusa nel corso di un sit-in di ieri organizzato per chiedere il completamento dei lotti 6, 7 e 8 del tratto autostradale che va da Rosolini a Modica, iniziati nel 2014 e da tempo sospesi per motivi economici. Tante le iniziative del sindacato unitario che ha incontrato le istituzioni, ma da un anno tutto è bloccato, con il serio rischio di perdere il finanziamento dell'Unione Europea. Non possiamo più attendere, dicono i sindacati, per questo ancora una volta siamo qui a manifestare, a tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nella costruzione, con la consapevolezza che questo territorio non può rimanere con il cadavere di un'incompiuta o con il tracollo delle imprese che hanno investito tutto nella realizzazione di questa grandissima opera. Non possiamo permettere, come già purtroppo è avvenuto, che la realizzazione di una grande opera, invece di rappresentare un'enorme opportunità per lo sviluppo e il lavoro, diventi una sciagura per tutti. Chiediamo a tutte le istituzioni un impegno concreto e al governo regionale di attivarsi mettendo in campo ogni iniziativa utile alla continuazione dei lavori. Continuano i controlli su tutto il territorio della provincia di Siracusa ad aziende e di esercizi commerciali di produzione e somministrazione di bevande ed alimenti. Nella giornata di ieri, infatti, i carabinieri del NAS di Ragusa e della Compagnia di Augusta, unitamente a personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Siracusa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siracusa il titolare di un ristorante di Lentini, poiché deteneva per la somministrazione 50 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di etichettatura e di dati riferiti alla rintracciabilità. Contestualmente, nel ristorante venivano accertate gravi carenze igienico-strutturali e la mancanza dei titoli autorizzativi, pertanto se ne disponeva l'immediata chiusura. Nella serata di ieri a Melilli, lungo la via Pertini, un 42enne di Priolo Gargallo, mentre si trovava alla guida della sua autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito un 12enne che attraversava la strada. I militari del nucleo radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Augusta sono intervenuti sul posto per effettuare i primi accertamenti e stabilire la responsabilità di quanto accaduto, riuscendo anche ad appurare che a seguito dell'impatto l'uomo alla guida dell'autovettura, come previsto dalle vigenti norme, ha regolarmente prestato assistenza al minore chiamando subito un'ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima, apparentemente con lievi ferite, al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa per le cure del caso.
Ci spostiamo adesso a Pachino, dove il Consiglio Comunale ha chiesto l'apertura della residenza sanitaria assistenziale. L'atto di indirizzo è stato approvato all'unanimità. Aprire la residenza sanitaria assistenziale. Il Consiglio Comunale di Pachino ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo con cui impegna il sindaco Roberto Bruno e l'amministrazione a sollecitare l'ASP di Siracusa e la Regione per l'apertura della struttura sanitaria di Contrada Cozzi. È potenzialmente pronta, ha dichiarato il presidente del Consiglio Comunale Turi Borg. È stata riqualificata, attrezzata e arredata e c'è anche il dirigente in servizio da più di un anno nominato dall'ASP. L'apertura consentirebbe ai cittadini bisognosi di ottenere cure sanitarie 24 ore su 24. Non si può più attendere su un servizio sanitario così importante per il territorio. L'altro aspetto positivo è che l'argomento è stato preso a cuore in maniera unitaria da tutto il Consiglio Comunale, con grande responsabilità e senza differenze di appartenenze politiche. Il Consiglio ha inoltre disposto la formazione di una delegazione di consiglieri da individuare nella conferenza dei capigruppo che parteciperà agli incontri con i vertici dell'azienda sanitaria di Siracusa e con l'assessore regionale alla sanità. Parliamo ora di sistema Siracusa. Sono stati concessi gli arresti domiciliari all'avvocato Giuseppe Calafiore. I giudici hanno apprezzato la sua volontà di collaborare con la giustizia. Sono stati concessi gli arresti domiciliari a Giuseppe Calafiore, l'avvocato siracusano coinvolto nell'inchiesta sul cosiddetto sistema Siracusa ed in carcere a Catania da febbraio. Dopo aver chiesto ed ottenuto di essere ascoltato dai sostituti della Procura di Messina, che coordinano le indagini, è arrivato ieri pomeriggio il provvedimento del GIP favorevole alla concessione della misura meno afflittiva. Ha così potuto lasciare il carcere, come in precedenza, anche l'altro avvocato siracusano Piero Amara, ascoltato a Roma dai PM della capitale in un altro filone di indagine, e l'ex PM di Siracusa Giancarlo Longo. Anche Calafiore avrebbe collaborato con i magistrati messinesi, fornendo dichiarazioni ed elementi utili per la prosecuzione delle indagini. Calafiore è accusato di associazione per delinquere, corruzione, falsità ideologica, concussione per affermare gli interessi propri e di alcuni clienti da lui e dagli altri indagati considerati di particolare rilievo. Ed infine ci occupiamo di scuola, in particolare dell'Istituto Manzoni di Priolo Gargallo, protagonista di un'importante iniziativa, sentiamo quale in questo servizio. Si conclude con un grande successo il secondo anno del progetto Erasmus più Fair Play, che ha visto interessato il secondo istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Priolo Gargallo, con i propri alunni di scuola secondaria di primo grado. Il progetto ha visto il coinvolgimento della Francia, in qualità di coordinatore e capofila della Lituania, della Germania, dei Paesi Bassi e dell'Italia. Dal 27 al 29 maggio 2018 si è tenuto l'ultimo incontro internazionale svoltosi in Lituania al fine di ottemperare i lavori che bisognava presentare all'Unione Europea. Il progetto si è svolto con una serie di incontri coordinati per il Manzoni in modo magistrale dalla professoressa Gillian Groom. Dall'8-13 ottobre 2017 erano stati accolti 22 alunni stranieri delle quattro nazioni coinvolte per sport e natura, al fine di praticare lo sport all'aria aperta in Sicilia, dove il mare, la campagna e l'Etna hanno fatto da magico sfondo. La modalità dei Paesi Bassi si era svolta dal 18 al 24 marzo del 2018, con tema sport e salute e pratica dell'hockey sull'erba. Poi ancora mobilità a Eindhoven, in Olanda, dove si era stata la visita allo stadio e al campanile della cattedrale della città. Ancora laboratori di arte, in cui i ritratti dei docenti della scuola Manzoni erano stati realizzati nello stile di Van Gogh. Infine la serata al bowling, con una cena tipica olandese e la festa di conclusione insieme ai genitori e agli alunni ospitanti. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione.
Un saluto cordiale da Beppe Ianni e arrivederci alle prossime edizioni.